Ciao Manuel, buon pomeriggio. Ciao Tri, buon Bentornato. pomeriggio. Come stai? Tutto bene, qui viaggiamo sempre a alti livelli, alti ritmi. Sei bello carico di coaching. Bello carico come sempre. Tutti i trainer sono belli carichi di studenti, così mi piace. Siamo tutti carichi. Allora, beh, sai che Davide sta battendo il record, tra poco arriva a 20 sto mese. Minchia Davide, ci ho parlato ieri, ho detto guarda Mario, ho più studenti che, non lo so, Più studenti che parenti. più studenti che parenti. Allora, Manuel, tantissime persone si stanno in un qualche modo preoccupando di come sarà conoscere ragazze dopo la pandemia, ok? Si stanno facendo, secondo me, anche troppi film per quel che riguarda la situazione che dovranno vivere una volta che usciranno dalla porta di casa. Io penso che non cambierà niente. Sì, magari in un primo periodo di, come dire, di transizione. Dovremmo rispettare le distanze, dovremmo indossare la mascherina, insomma, tutto quello che ci verrà detto lo dobbiamo rispettare per il senso di rispetto verso lo Stato e verso la gente, ma alla fine poi nel lungo andare, a mio avviso, non cambierà nulla. Ho provato un attimo anche a fare questa riflessione. In passato, dopo le pandemie, hanno smesso di conoscersi. Hanno smesso di frequentarsi? Hanno smesso di fare sesso? No, quindi voglio dire, hanno continuato a lavorare, hanno continuato ad andare in discoteca, chiaramente magari in tempi diversi e quant'altro. Ora, tu cosa ne pensi? Visto che tra l'altro sei anche già uscito io a fare un po' di pratica con gli studenti. Allora, l'importante è, ecco, che riusciamo a mantenere quella distanza di 1 metro, perlomeno all'inizio, che ci costringono a tenere. Quindi, poi il resto, tutto gli approcci dobbiamo tenere, chiaramente la mascherina. Ma comunque le ragazze sono ben predisposte a conoscere, e sto notando anche con le consulenze che sto facendo che cambia ben poco. E per quanto concerne gli appuntamenti? Ma gli appuntamenti, io ho avuto 3 ragazzi in consulenza che hanno fatto 3 appuntamenti, conosciuta la ragazza in chat, fatto appuntamento normale, senza mascherina, anzi, la ragazza è stata lei a chiedergli di non indossarla. Secondo me la ragazza voleva andare oltre. Eh sì, gliel'ho detto, ma infatti alla fine c'è stato anche il bacio. È mi riuscito anche sembra. a baciarla la ragazza, quindi non è tutto come prima, non c'è questa grande differenza. L'unica cosa un po' che può cambiare è gli approcci a freddo. Sì, bisognerà stare un attimo più attenti. Chiaramente il contatto fisico. Ecco, tu che consiglieresti sul contatto fisico? Ma contatto fisico su un approccio a freddo io lo gestirei all'inizio, è meglio evitarlo. Poi magari durante la fase della conoscenza della ragazza provare ad avvicinarsi e vedere se comunque la ragazza sta al nostro avvicinamento, e qualora percepiamo che la ragazza è ben predisposta a un probabile contatto fisico, iniziare già a farlo, però solo notando che la ragazza è ben predisposta al nostro contatto fisico, altrimenti sarebbe meglio evitarlo. Sì, sono d'accordo. È un consiglio che ho dato anche ad alcuni altri studenti e ho detto loro, ragazzi, magari quando siete in prima conversazione evitatelo, ok? Il contatto fisico, perché comunque dovete in un qualche modo rispettare a distanza e dovete anche rispettare le persone. Poi è chiaro che se inizia un contatto continuativo con la ragazza, la sentite oggi, domani, dopodomani, e la sentite durante le settimane a seguire, è ovvio che in un qualche modo dovete uscire. E magari arriverà anche il contatto fisico, però non siete più perfetti sconosciuti, in un qualche modo vi state, tra virgolette, congiungendo. Esatto, Ecco. quindi in qualche maniera si supera anche questa distanza sociale che piano piano si assottiglia fino chiaramente ad arrivare al contatto fisico e chiaramente anche al bacio. Bene, dai, direi ottimo.
Hai qualcos'altro da aggiungere o siamo a posto così? Ma io credo che Sei a posto così. così, dai. Ok, dai. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao, ciao, ciao.